Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo gameplay di Doran Red. Come vedete siamo di nuovo con Aoni, visto che è da 2 settimane che non registro. Più che altro è da parecchio che non registro molte cose, infatti sto facendo pochi video. Semplicemente il fatto perché aspettavo che arrivava l'hard disk, cioè devo ancora prendere l'hard disk nuovo, per così posso registrare più cose, ma visto che ancora non ho un cazzo di soldi e... Ho più che altro avuto disinstallare 2 giochi che erano belli grossi e non ci giocavo mai. Comprati, mai giocati. Quindi ho deciso di cancellarli e fare spazio per giocare, cioè fare qualche gameplay. Poi, visto che in questi giorni ho deciso di registrare proprio nel tempo, ora sto registrando domenica, registro ora, l'episodio lo metto tra 2 ore, senza fare troppi casini. E poi cercherò di fare più tagli possibili perché visto che mi è stato consigliato di fare l'unica cosa per fare in modo che i video siano abbastanza visti, eccetera, mi conviene fare dei tagli nei pezzi inutili. Più che altro Aoni comunque non è un gioco che ci sia bisogno per forza dei tagli. Scusate, di nuovo non ho messo le cuffie ancora. Allora, come dicevo, i tagli non so se su Aoni vadano bene, ma non credo. Più che altro tipo Slenderman mi hanno consigliato di fare dei tagli, tipo, non so, registro 30 minuti, lo rendo l'episodio 10 minuti, o almeno così, non so. Poi vedrò, cioè cercherò di impegnarmi di più nei tagli e in queste cose. Buttiamo più tempo per queste cose, insomma. Ora andiamo a giocare questo gioco che da tanto non ci gioco. Continua, sì. Non mi ricordo cosa stavamo facendo, sinceramente. Ah, siamo scappati dal mostro. Abbiamo scheggia, accendino, cacciavite, punta stella, chiave dell'edificio annesso. Non mi sbaglio, dobbiamo ritornare lì, dove quel mostro bastardo ci ha seguito per tutto il tempo. E cerchiamo di risolvere le ultime cose, o almeno spero che siano le ultime cose, perché sto gioco mi spaventa ogni giorno. Questo è il quarto episodio, se non mi sbaglio. Sì, è il quarto episodio. Sto vedendo ora da YouTube e non sono riuscito a vedere. Aspettate un attimo che mi è arrivato un messaggio. Ok, niente, devo ignorare questo messaggio. Anzi, no, non lo ignoro, rispondo un attimo. Siamo arrivati qui. Ho aperto questa porta e quella bastarda ci ha seguito. Ci ha fatto cacare abbastanza sotto. Allora, usa la chiave dell'edificio annesso. Ok, usato. Dove cazzo siamo qui? Non lo so. Entriamo in questa stanza. Non si vede un cazzo. So io come vedere qualcosa. Sembra che sia finito il combustibile. Cazzo. Andiamo di qua. Vediamo se trovo. Non si apre. Porco Giuda! Iniziamo bene, i primi 2 minuti iniziamo bene. Porta aperta, ok, ah, oh, meno male. Ok, di lì non possiamo passare, porco Giuda, ancora. Mi sono cagato sotto come al solito. Qui ci sono delle finestre. Sta piovendo, ma va. Sta piovendo, se cosa dice. Va bene, passiamo di qua. Che cazzo è? What? Che cazzo è? Aspetta, io devo muovere questa testa, giusto? Che senso ha? Non ho capito, va bene. Qui c'è una corda. C'è una bombola. C'è un'altra bombola. C'è una bombola senza. Hai trovato l'oggetto bambola. Ah, ok. Non posso mai spegnere la luce all'improvviso. Allora, cerchiamo di capire qualcosa, perché qui siamo proprio in un altro posto, cioè sembra una casa abbandonata. Credo. Questo mi saluta. Qui non c'è un cazzo. Questo boh sta dormendo. Forse dobbiamo mettere la bambola qui. Potrebbe essere, sì, infatti. L'ho messa più che altro. Lasciala lì, ok. Forse è successo qualcosa in quest'altra stanza. Potrebbe essere. No, un cazzo. Vabbè, lasciamo stare per adesso. Credo sia meglio che la prendiamo questa bambola per adesso, ok. Hai trovato oggetto bambola, perfetto. Allora, andiamo sopra, il piano di sopra, sperando che non ci sia qualcos'altro che mi faccia perdere 50 anni di vita come al solito. Qui c'è un buco. Non si può passare. Ok, no. Diciamo che questa stanza è abbastanza inutile. Ho trovato l'oggetto lampadina. Ah, ok, non era proprio così inutile. Andiamo in questa. Mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, spaventa passeri.
Scendiamo di nuovo qui e facciamoci seguire. Spaventati. Ok, ci ha lasciato in pace. Ah, che palle. Ora ritorniamo in questa stanza. No, l'altra era. Allora, prendiamo la bambola che ci interessa. Ok, abbiamo trovato la bambola. Allora, ora torniamo un attimo sopra. Cerchiamo un attimo di salvare sempre qui. Da come ho capito, romperanno più il cazzo. Allora, prendiamo la lampadina. Lampadina. Ah, questi italiani. Cosa cazzo sto dicendo? Non lo so. Ok, eccolo il bastardo. Sto testone di merda che ci segue. Oh minchia. Minchia. Oh, che palle. Ci conviene scappare nella casa dove stavamo di solito. Ci conviene di più. Allora, continua. Allora, dimmi che la lampadina ce l'ho presa. Palle. Fare le stesse cose 50 volte. Mi sa che qui sarà la parte più difficile di questo gioco, da come ho capito. Sinceramente non ricordo una beata minchia. Comunque noi entriamoci. Facciamoci seguire. Vieni bastardo, vieni di qua, vieni. Qui non mi catturerà mai il bastardo. Oh, vieni, seguimi. Ok, possiamo tornare indietro. Allora, sono usciti già più volte queste cose, quindi dovrei iniziare a preoccuparmi. Allora, noi facciamo una cosa. Ci conviene sempre salvare, perché questi rompono proprio le palle in modo assurdo. Ora entriamo in questa stanza, per uscire c'è qualcosa, sicuramente. Ok, un cazzo. Niente. Non c'è un cazzo, cioè è inutile questa stanza. C'è un camino. Accendino. Sembra sia finito il combattimento. Forse dobbiamo accenderlo, però dobbiamo prima trovare il cozzo qui. Minchia. Allora, sinceramente, io salverei. Qui mi sto quasi. Che cazzo è quel coso? Ah, ok, ci servirà. Minchia, devo uscire. Non ci avevo pensato. Poche persone ci penseranno forse all'inizio. Ho trovato l'oggetto combustibile dell'accendino. Ok. Salviamo sempre. Ormai se io non salvo. Allora, riempi l'accendino con il combustibile? Sì, ovviamente. Allora, torniamo indietro. Risalviamo. Perché sinceramente. Qualcosa mi fa cagare sotto, ma in modo assurdo. C'è un camino. Oggetti. Accendi il camino, sì. Ovviamente. Sai, ho pensato una cosa, non è come. Sai. Ah, abbiamo bruciato la bombola sul serio? Ho trovato l'oggetto pietra rossa. Ok, ho fatto le cose così, senza volerlo. Ti giuro, ogni volta che esco da una porta mi cago sotto ormai. Ok, potremmo entrare in questa stanza. Allora, accendino. Accendiamo, c'è una candela. La vuoi accendere? Sì. Ah, sei tu Lala. Ah, mi sono dimenticato, mi chiamo Lala. Non spaventarmi in questo modo. Takeshi, stai bene? Sì, ma è solo una questione per il tempo che venga catturato da quel mostro. Non c'è luogo dove fuggire. Se solo io non avessi suggerito di venire qui. Non saremmo in questo casino. È tutta colpa mia. Takeshi. Vaffanculo, Takeshi. Sei un bastardo. Vabbè, sì, non mi serve, nascondo. Allora, noi iniziamo a salvare. Cazzo è. Si muove. Figo. Del tipo che dobbiamo portarlo sopra. Sul serio dobbiamo portarlo sopra. Non credo. Cazzo serve questa cosa? Lasciamo stare. Ora la troveremo sempre qui. Cosa che non mi interessa. Allora, noi abbiamo trovato la pallina lì.
Diamo un'occhiata alle bombole. Questa c'ha gli occhi. Vediamo questa. Ok, no, tutte e due c'hanno gli occhi. Secondo me dobbiamo andare. Io salvo sempre ormai. Ormai abitudine salvare. Ciao. No, qui non c'è un cazzo. Forse qui. Oh, dopo salviamo. Ho inserito la pietra rossa nell'occhio della bambola. Salviamo. E poi? Oh mio Dio, salviamo. Forse questa dobbiamo portarla nell'altra stanza. Proviamo. Che cazzo serve quello? Qui forse dobbiamo fare qualcosa. Però è impossibile, scusa. Cioè, come fai a risolvere questo enigma? Non lo so. Bene ragazzi, dai, ci fermiamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio, visto che siamo riusciti a fare qualcosina, o almeno ci spero che abbiamo fatto qualcosa. Salvo sempre come al solito perché sono spaventato. Come vedete siamo riusciti a fare molte cose e ve l'ho detto, in questo periodo cercherò di registrare di più e migliorare il mio lavoro. Cercherò sempre di fare video di qualità, più tagli possibili dove ci sono scene stupide. Cioè, almeno ci spero di fare qualcosa di buono in questo lavoro. Più che altro voglio impegnarmi e voglio sempre migliorare i miei video sperando di fare qualcosa di figo, divertente e spero sempre di intrattenervi. Va bene, dai ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Se questo video vi è piaciuto lasciate un commento o un mi piace. E sotto la descrizione troverete la pagina Facebook. Iscrivetevi anche lì, che lì lascerò molte notizie del mio canale, se succede qualcosa o se ci sono impegni in caso che io non possa registrare. Bene ragazzi, ciao a tutti!